Oggi sull'Etna vi raccontiamo del discorso sci-alpinismo, quindi prettamente in materiale utilizzato in ascesa, molto leggero, molto più leggero rispetto al materiale classico tradizionale che si utilizza in pista, e poi si va su qualcosa, sull'artiglieria pesante, insomma sullo sci da freeride, quelli che in gergo vengono chiamate pale di elicottero. Si utilizza per il freeride è un materiale sicuramente molto più robusto, molto più largo sia in punta che in coda e anche al centro, perché aiuta soprattutto a galleggiare di più in situazioni di neve fresca abbondante, e cosa che chiaramente si distacca da quello che è l'idea dell'utilizzare lo sci in pista, nevi molto più battute, limitate, perché chiaramente si va a compiere in freeride evoluzioni, velocità, salti, cose totalmente differenti dal classico sci tradizionale. Invece lo sci d'alpinismo, materiale molto più leggero, altezza più o meno come lo sci normale, però attacchi totalmente differenti, si presta più alla leggerezza, si va in salita utilizzando la pelle di foca, che è un materiale sintetico, non è realmente pelli di foca, e va ad avere una sorta di grip in salita molto leggero. La differenza tecnica chiaramente è che lo sci da freeride presta più a fare evoluzioni in discesa ad alta velocità, curve molto più ampie, mentre lo sci d'alpinismo, essendo così leggero, così morbido, effettivamente va molto bene in salita, ma in discesa traballa molto di più, molto più instabile. E chiaramente tra l'attrezzatura da portare in sci d'alpinismo e in freeride è importantissimo lo zaino, indispensabile chiaramente varie giacche, gusci per il vento, materiale anche di qualche snack per l'ascesa, e l'acqua importantissima per la disidratazione man mano che si sale. Chiaramente molto importante da portare sempre con sé è casco e zaino, sicuramente da attenzionare il discorso anche inerente alle valanghe, quindi portarsi da presso pala, arve e sonda. Quest'anno abbiamo avuto parecchi distacchi sul versante est, soprattutto dell'Etna, piuttosto significativi, e quindi bisogna rispettare questo vulcano come tante altre montagne del resto dell'arco alpino. E noi abbiamo tantissimi versanti dove poter fare questa nuova disciplina, allontanandoci moltissimo dalle piste da sci e raggiungere le vette e i punti più lontani possibili. Abbiamo il versante est con la Valle del Gove, il versante ovest che si affaccia verso l'entroterra della Sicilia. Abbiamo il versante sud e il versante nord che offre gli impianti sciistici e tantissime vie, tantissimi tracciati proprio per lo sci d'alpinismo e lo sci da freeride. We'll be right back.
She's okay, and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. Oggi parleremo dei lavori che noi andiamo a fare sulle barche dopo averle tirate a secco, diciamo il rimessaggio, la conservazione invernale dei nostri battelli, i nostri natanti, iniziando con lavare la carena accuratamente. Togliendo la formazione della vegetazione che si viene a creare durante l'estate. I know what it feels like swimming through the stars when I see her and I don't need it cause I breathe. Oltre alla pulizia della carena, ancor prima di posizionarla degli invasi, noi successivamente all'idropulizia andiamo a ispezionare tutta la parte chiamata l'opera viva della barca. Andiamo a controllare se ci dovessero essere delle crepe, magari il cliente nell'utilizzo normale abbia preso qualche ostacolo, un legno, qualcosa che è andato anche a scalfire il gelcoat. Quindi in quel caso noi tempestivamente andiamo ad avvisare il cliente e magari insieme andiamo a valutare quello che è quello il problema. Per conservare bene un buon motore fuori bordo a fine stagione bisogna fare un buon rimessaggio. Allora, ci sono tante fasi. La fase più importante, iniziale, sui motori più, diciamo, più grandi di età, bisogna cambiare l'olio, le candele, filtro, anodi, controllare girando, se ci vuole nuovo si mette nuova, dare una bella pulita, ingrassata e lubrificata. E il motore ogni anno si conserva per bene, rimane un motore, diciamo, nuovo. Per i motori più nuovi, 20 ore, 30 ore di moto, fanno le cose più importanti, cambio olio, filtro, e parlando di motore 4 tempi. Motore 2 tempi, candele, pulitura carburatore, una bella lubrificata, ingrassata, un po' tutto. La differenza fra un 4 tempi e un 2 tempi è importante, perché il 4 tempi ha bisogno più manutenzione, nel senso che il 4 tempi ha le punterie, la distribuzione, cioè le parti, diciamo, è come se avremmo un motore di una macchina a mare, mentre il 2 tempi è molto più semplice. La cosa più importante è usare prodotti originali, sia Suzuki, sia Yamaha, sia Mercury, che Honda, come facciamo noi dalla Mare Omnia, e siamo fiscali mettendo sempre cose originali. Non prendendo, diciamo, prodotti non originali come gli anodi, che diciamo, sembrano che costano pochissimo, ma non hanno le funzioni di un prodotto originale. Every time I see her.
Ci troviamo a Mongiove, in una frazione del comune di Patti, all'interno del Golfo di Patti. Golfo di Patti che viene da dire non perché io ci vivo e ci abito da quando sono nato, ma basta guardarsi e girarsi un po' attorno per scoprire le bellezze che questo golfo propone a chi d'estate ma anche d'inverno viene a visitarlo. Il Golfo di Patti è caratterizzato dalla presenza di coste che si affacciano sul mare, di comuni che vanno da Gioiosa Marea con la frazione di San Giorgio, Patti, Oliveri, Falcone, e andando verso l'interno del golfo con Furnari, Termevigliatore e Barcellona fino ad arrivare a Milazzo. Ed è veramente uno spettacolo di immagini, di colori e di bellezze. E io faccio parte del mondo della pesca, per cui questo è il mio ruolo, sono presidente di un'associazione di categoria che associa cooperative della pesca, che in questo golfo sono abbastanza numerose. Noi abbiamo più di 150 imbarcazioni, piccole imbarcazioni della piccola pesca che fanno l'attività artigianale tipica della pesca, offrendo una cosa fondamentale. Questa è una delle attività che, come consorzio, perché abbiamo anche un consorzio di cooperative della pesca all'interno del golfo che ha sede a Porto Rosa, offre a chi d'estate ci viene a trovare, è l'attività di pescaturismo. L'attività di pescaturismo è quella che dà il valore aggiunto all'attività dei pescatori, perché il pescatore ha l'opportunità di far conoscere anche ai turisti l'attività che lui fa, l'attività che a volte è lontana dalla visione, no? E dall'idea delle persone che non hanno a che fare col mare. Spesso vengono additati pescatori come bracconieri del mare, gente che sfrutta la risorsa, e invece con questo contatto diretto, portando il pescatore direttamente sull'imbarcazione a far vedere come l'artigiano, come il pescatore artigianale svolge l'attività, è qualcosa che resterà nella mente. Il fatto di poter andare a catturare il prodotto insieme a loro, di andare a visitare i posti bellissimi. Noi siamo qua in un posto che è Mongiove, nella frazione di Patti, dove abbiamo di fronte a noi lo scoglio di Patti, abbiamo vicino le grotte di Mongiove, basta spostarsi 500 metri più a oriente, troviamo valle, troviamo le secche di Tindari, i laghetti di Marinello, il promontorio della Madonna del Tindari e così via dicendo, cose che viste dal mare hanno e danno un'altra sensazione a chi ci viene a visitare. E poi ripeto, questa grande opportunità di vivere giornate insieme ai pescatori, non soltanto a mare ma poi a terra, perché mangiare insieme a loro, cucinare il prodotto che loro pescano, vivere insieme a loro all'interno della casa e dormire dentro le proprie abitazioni, questa è una cosa che resterà nella mente di quelli che verranno a visitare le nostre zone. In questo momento l'attività di pesca principale che stanno esercitando i nostri pescatori della pesca costiera artigianale è quello dell'uso dell'attrezzo che si chiama attrezzo da posta fisso, che non è altro che una rete che cattura nel periodo che va da febbraio fino a fine marzo le seppie. Le seppie da noi sono una specie ittica molto 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 pregiata e molto conosciuta dalle mogli dei pescatori, che si divertono a fare delle pietanze che fanno venire l'acquolina in bocca a chi che ne parla, per cui questo è il periodo in cui le seppie depositano le uova vicino la costa e quindi è abbastanza presenza come risorsa.
istruttore di un'associazione sportiva Cavallo San Fratellano e facciamo escursioni a cavallo all'interno del Parco dei Nepoti, sia per periodo estivo e magari inverno, sempre con i cavalli San Fratellano, con la neve, col ghiaccio, anche con la pioggia. Questo qua è un marchio Cavallo San Fratellano, che già c'è il marchio patronale. Son fratello, abbiamo il piacere che ci venite a trovare nel Parco dei Nebrodi. Salut a tutti, cioè vi saluto a tutti. Un piacere che mi venite a trovare Parco dei Nebrodi e San Frareo. Allora, vi invito a venire a San Fratello, perché a San Fratello ci abbiamo una lingua galitarica, che è una lingua che parliamo diverso, eh? E vuole dire saluro mattucci.